Molto spesso il valore di un prodotto viene percepito in base alla sua durevolezza nel tempo. Uno che si deteriora o, ancora peggio, soggetto all'obsolescenza programmata, normalmente è da evitare. Ma in realtà non è per tutti così. Pensate al pneumatico di una Formula 1 o di una supercar. Se non si degradasse in così pochi giri, alla prima curva la monoposto andrebbe dritta. In questo caso, quindi, è proprio la sua capacità di consumarsi, potremmo dire il suo sacrificio programmato, a dare a quella ruota un così grande valore. E nella nautica, anche in barca esistono dei prodotti fatti per rovinarsi. Sono dei pezzi di metallo che si corrodono per preservare tutte le altre parti metalliche a contatto con l'acqua di una qualsiasi imbarcazione, piccola, media o grande che sia. Insomma, sto parlando di quelli che volgarmente abbiamo sempre chiamato zinchi, ma in realtà il loro nome è anodi sacrificali. E oggi vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere, da come vengono prodotti a qual è il loro reale valore e soprattutto come saperli scegliere per la propria imbarcazione. Dai che si comincia! Questo è The Boat Show! Per cominciare, bisogna definire a quale necessità un anodo risponde. Partiamo da questo. Ogni metallo immerso in un'elettrolita, come l'acqua, subisce l'effetto della corrosione galvanica. Insomma, si rovina. Per capirne il perché, oggi ci siamo rivolti ad una delle aziende più virtuose del settore, Tecnosil, orgogliosamente italiana, che studia e produce tutto al suo interno, qui a Grosseto, in Toscana. Questo rende la sua filiera estremamente corta. E oltre che ad essere molto virtuosa, ci permetterà di vedere con precisione tutti i passaggi necessari alla realizzazione di un ottimo sistema anodico, partendo appunto dal problema che si crea alla base della corrente galvanica. Tutte le volte che immergiamo un metallo all'interno dell'acqua di mare, sulla sua superficie incominciano a verificarsi una serie di reazioni chimiche che portano il metallo a trasformarsi nel suo ossido naturale. L'ossido naturale del ferro, per esempio, è la ruggine. La protezione catodica è quella branca dell'elettrochimica che va a studiare il comportamento dei metalli quando sono immersi all'interno di un'elettrolita. L'acqua di mare è l'elettrolita naturale più importante che abbiamo sulla Terra. Il nostro lavoro è quello di studiare delle soluzioni capaci di fermare questo fenomeno di ossidazione. Le soluzioni che andiamo a trovare sono gli anodi sacrificali. Tutte le volte che applichiamo un anodo su una superficie metallica, su un altro metallo, quindi li mettiamo in contatto fisico fra di loro, si va a creare una cosiddetta pila galvanica che fornisce elettroni al catodo, metallo da proteggere. Questo fornire elettroni e quindi iniettare una corrente elettrica all'interno del catodo significa rendere il catodo incapace di reagire con l'ambiente che gli sta intorno. L'anodo di per sé, andando ad impoverirsi di elettroni, diventa sempre più capace di reagire con l'ambiente che lo circonda, in particolare i gruppi OH che stanno all'interno dell'elettrolita, l'acqua di mare. Adesso è chiaro il perché oggetti così piccoli sono così importanti per la salute di un'imbarcazione. Bisogna però imparare a riconoscerne la qualità, perché purtroppo tutti quelli sul mercato non sono uguali e tantomeno efficaci. Ma quindi qual è la caratteristica che deve avere un anodo, o meglio, un progetto di protezione catodica per poter assicurare una protezione al 100% di un'imbarcazione? Oggi lo scopriamo. Cominciamo il nostro tour all'interno di Tecnosil, dove tutto parte dallo studio del caso, che avviene nel primo ufficio tecnico. Qui gli ingegneri acquisiscono il progetto dell'imbarcazione in questione, le matematiche, la struttura dello scafo e delle componenti da proteggere, e ne elaborano, sulla base dell'interazione dei diversi materiali in gioco, un vero e proprio progetto di protezione catodica, nei suoi più minimi dettagli.
In primo luogo si definisce la composizione chimica degli anodi. Questi, infatti, possono essere realizzati principalmente in tre leghe diverse. La più famosa è la lega anodica di zinco, utilizzata fino a qualche anno fa. Ma sulla base della scala galvanica, per preservare metalli nobili, si utilizzano anche le leghe specifiche di magnesio, per applicazioni in acqua dolce, o di alluminio, per acqua salmastra o salata. Sempre nel primo ufficio tecnico viene poi calcolato il totale necessario della massa anodica, la sua divisione in singoli pezzi da produrre, la loro distribuzione lungo tutto lo scafo con una accortezza particolare alla loro forma, naturalmente il più idrodinamica possibile. Questo iter viene fatto per tutti i progetti nuovi o per i quali è necessario ristudiare da capo un progetto di protezione catodica. Certo, tutte le barche nuove escono dal cantiere protette, ma la corrosione galvanica è basata su tantissimi fattori diversi e quindi la protezione catodica è soggetta all'ambiente in cui si trova la barca. Basterebbe un pontile a fianco alla nostra barca mal protetto ed ecco che i nostri anodi non basterebbero più. Adesso entriamo nella pancia della produzione, dove a capo c'è il secondo ufficio tecnico. Loro ingegnerizzano tutto il processo produttivo e per la qualità della realizzazione dei prodotti, qua si fa la differenza. Ah già, perché qui vengono progettati gli stampi per la fusione dei pezzi, che può essere manuale, a cielo aperto o in conchigliatrice o in presso fusione. Per non lasciare nulla al caso, viene utilizzato un software che simula i differenti rami di colata, dove è importante che la diffusione del metallo all'interno dello stampo e la fuoriuscita dei gas di fusione siano precisi al centesimo di millimetro, sia nella fase di produzione dell'anodo che in quella dei suoi inserti, spesso fatti in inox, come la filettatura o i vari tasselli o i pezzi di accompagnamento come viti, dadi e bulloni necessari all'installazione dell'anodo a bordo. Sempre all'interno dell'azienda, fatto il progetto, si parte con la realizzazione dello stampo. Come abbiamo detto all'inizio, la parte virtuosa di un anodo non sta solo nella sua costruzione meccanica, ma anche nella sua composizione chimica. Le leghe anodiche, infatti, partono tutte dalla base di tre elementi ben definiti, categoricamente iperpuri: alluminio, magnesio e zinco, uniti poi ad altri elementi seguendo delle ricette molto precise basate su normative internazionali. Tra tutti gli elementi aggiunti, però, ne è necessario uno in particolare, si chiama attivatore, come lo è, per esempio, l'indio per l'alluminio. Già, perché l'anodo di sua natura si ossida, arrivando ad un punto di equilibrio elettrochimico, con l'ambiente che lo circonda, pari a zero. Diventando quindi inerte, non reagisce più, perdendo la sua capacità di protezione. L'attivatore, quindi, fa sfogliare la patina di ossido che si crea sulla superficie, riattivando a tutti gli effetti la funzione di protezione catodica. Attenzione però, perché in nome dell'ecologia dobbiamo sottolineare una cosa molto importante. Ad oggi le leghe anodiche di zinco sono sempre state attivate da un materiale che si chiama cadmio, che però è considerato un metallo pesante. Ecco perché in molti preferiscono a questo tipo di lega altre leghe, come per esempio quella di alluminio. Tecnosil però ha sviluppato una nuova lega anodica, che si chiama BITEC, che attiva lo zinco invece che con il cadmio, con il bismuto, per evitare così di rilasciare metalli pesanti nell'ambiente. Bene, adesso è tutto pronto. Lo stampo è stato montato all'interno della pressa, mentre i metalli che comporranno la lega anodica vengono fusi all'interno del crogiolo, che è di un materiale molto particolare, il carburo di silicio. Il motivo è che queste leghe esposte ad alte temperature diventano estremamente aggressive. E il carburo di silicio, per capirci il vetro col quale sono stati fatti i crogioli, a differenza di altri materiali, non ne subiscono l'effetto erosivo, assicurando quindi una purezza della lega, cosa fondamentale per un ottimo funzionamento dell'anodo.
Una tazza protetta da un ceramizzante a questo punto raccoglie la lega fusa e la inserisce nella pressa che completa il processo produttivo. Infine, un braccio meccanico ne estrae il pezzo finito e ne controlla la riuscita della forma. Ma questo, per assicurare una qualità ottimale, non basta. Ogni colata viene controllata a campione da uno spettrometro di massa, che riferisce tutti gli elementi presenti all'interno dei pezzi prodotti, giusto per essere sicuri che tutto sia conforme. Questo permette anche di avere la certificazione di ogni colata e quindi un riferimento storico di ogni pezzo prodotto. Beh, direi che ci siamo quasi. Adesso il pezzo deve essere solo rifinito. Si taglia la materozza e poi torniture e filettatura se serve e poi un bilanciamento della massa nodica se quel pezzo fosse destinato a una veloce rotazione, come per esempio sull'asse di un'elica. Ah, guardate che meraviglia! Il nostro anodo adesso è pronto per essere installato ed utilizzato. Sì, ma per quanto tempo? Eh già, questa domanda è estremamente importante perché per garantire la sua efficacia su imbarcazioni da diporto, che si tratti di alluminio, vetro, resina o acciaio, l'anodo è progettato per durare in media 12 mesi. Normalmente il loro degrado si vede ad occhio nudo perché letteralmente gli anodi si dissolvono, passando da un livello di massa utile alla protezione catodica ad un livello di massa critica sotto la quale la protezione non è più garantita. Per darvi dei numeri, con 170 kg di zinco si protegge un'area da 423 metri quadrati. Nell'arco della loro vita gli zinchi si degradano e arrivano a una massa critica di 92 kg, sotto i quali non bastano più. Ma attenzione, non facciamoci trarre in inganno, già perché gli anodi, per funzionare, non devono per forza dissolversi, ma basta che si ossidino e all'occhio potrebbero sembrare integri. Ecco, passato il tempo indicato dal produttore, gli anodi ossidati non possono più garantire la protezione per la nostra barca. Ecco perché bisogna comunque cambiarli. Adesso sappiamo proprio tutto di questi oggetti, amici delle nostre barche. E a pensarci bene, gli anodi sono proprio come i supereroi. Il loro operato è invisibile, ma quotidianamente si sacrificano per ciò a cui teniamo. Il risultato è che con loro a bordo ogni barca diventa più forte del mare.